Allora, siamo tornati in questo nuovo video. Benvenuti a tutti. Oggi tante questioni da raccontare. Non fate caso all'amico che mi ritrovo, ma vabbè, tutti i modi ho provato a eliminarlo, non ci si riesce, però va bene. Dicevamo, tante le questioni da affrontare, perché oggi, soprattutto in casa regina e non solo, bisogna parlare. Infatti, il Club Amaranto ha annunciato il nuovo responsabile del settore giovanile che risponde al nome di Geria. Parliamo di una figura che ha già lavorato a Reggio Calabria, che conosce bene l'ambiente, che arriva da esperienze importanti alle spalle, soprattutto in club di Serie A e in realtà di grande rilievo, e che ha deciso di abbracciare questo progetto, un progetto che lo vedrà a Reggio Calabria almeno da contratto fino al 2026 e che quindi sarà volto alla valorizzazione dei giovani del territorio. Infatti interessante è stata la conferenza che il patron, il presidente e lo stesso responsabile del settore giovanile hanno tenuto negli scorsi giorni e sono uscite fuori, ripeto, tematiche interessanti. Geria ha parlato dell'importanza di creare una comunità con le giovanili, la prima squadra e le realtà dilettantistiche del circondario, dell'Interland di Reggio. Sono fatte diverse le squadre che tra eccellenza, promozione e campionati a scendere, diciamo, prima, eccetera. Sono lì nelle zone, nelle vicinanze di Reggio e che possono lanciare talenti che potrebbero poi essere presi, se vogliamo, dalla regina per farli crescere in tranquillità. L'obiettivo, come ogni settore giovanile, è quello di avere più giocatori possibili in prima squadra, ma nonostante fin da subito ci sarà una prosecuzione, ecco, delle idee, ovviamente lui, in quanto persona nuova rispetto allo stesso Martino che ha lavorato anche, diciamo, sotto questo aspetto negli ultimi mesi, ecco, ora ci si ritrova con un nuovo responsabile, quindi con nuove idee, nuove linee guida, come le ha, chiamate lui. Interessante il fatto che Geria e lo stesso Cardona abbiano detto che non si cercherà di emulare il passato che fu, perché ovviamente bisogna stare molto attenti all'epoca in cui ci troviamo ed è un aspetto importante perché è normale che sia così. Le epoche e le generazioni sono cambiate, quindi deve cambiare l'approccio alle stesse. E serve potenziare le strutture, serve potenziare lo scouting e sulla questione modulo, in realtà, visto che anche per esempio a livello nazionale se ne sta parlando, tanto che la FIGC avrebbe proposto di optare per uno stesso modulo tra giovanili della nazionale italiana fino alla prima squadra. Ecco, invece il buon Geria ha detto che non è tanto importante il modulo quanto più, risposto un po', diciamo così, particolare nel senso democristiano, viene da dire, comunque un modulo non è tanto importante, è importante che i giovani vengano fatti esprimere per le loro caratteristiche e qualità ed è assolutamente così. Ha sottolineato anche l'importanza di fidelizzare l'Interland di Reggio, quindi creare un feeling con le realtà del circondario, anche perché spesso queste realtà mandano i giovani più interessanti in società del nord o comunque non restano da noi e sarebbe importante cercare invece di, come dicevo, fidelizzarle. E nonostante il numero delle squadre, rispetto al passato, anche dilettantistiche, oggi sia diminuito, proprio per il cambiamento dei regolamenti, il fatto che, ci sia meno passione rispetto a prima, le maggiori possibilità per i giovani, e se vogliamo anche per gli imprenditori di fare altro, per cui è anche un cambiamento, se vogliamo, quasi normale. Però interessanti sono state anche le parole di Cardona, del nostro presidente, che vabbè, ha detto che si è scelto Geria, tra l'altro Saladini ha ribadito che
si è preso il miglior responsabile possibile, così come si sono presi i migliori calciatori possibili, e vabbè, però Cardona ha detto che si è preso Geria perché è competente, conosce il territorio e si vuole andare oltre la partita, oltre, diciamo, il discorso puramente tecnico, ma l'obiettivo è quello di provare a valorizzare e fare qualcosa di importante per il territorio. E nell'ottica di diventare un club, come ha detto Saladini, non da Serie A, ma di Serie A, quindi un club che sia organizzato a 360 gradi in tutte le più possibili sfaccettature. Quindi questo è un aspetto importante, interessante in questo senso il fatto che si è preso come esempio molto ambizioso, perché parliamo di una realtà consolidata, del Bilbao. Il Bilbao è una squadra che ha solo giocatori baschi, solo giocatori provenienti da quella regione della Spagna, per scelta societaria, e la regina vorrebbe fare questa cosa, quindi arrivare in un futuro ad avere solo giocatori del territorio. Non credo reggino, ma anche perché ci vogliono veramente decenni per poter arrivare a sviluppare così tanti talenti da formare una prima squadra. Però credo più in generale magari Calabrese. È un progetto molto molto ambizioso che per essere centrato ci vogliono veramente tantissimi anni. Però interessante quello che ha detto Cardona. Onestamente non me lo sarei mai aspettato e mi ha un po' colto di sorpresa. In merito però alla situazione reggina, ha parlato anche il curatore fallimentare della Reggina, Fabrizio Condemi, che lo è stato curatore già di Luca Gallo, oltre che dell'attuale proprietà. E si è soffermato sulla situazione Regina, una Regina che è riuscita a rimettersi a posto con il debito, o meglio, o quasi praticamente, perché le ultime pratiche credo verranno risolte entro aprile circa. Però il fallimento è stato scongiurato e ora il club dovrebbe essere tutto sommato sano, e ha parlato quindi con Demi dicendo: il club era un millimetro dal baratro più profondo, peggiore ancora di quello del 2016, e io ne so qualcosa. Posso parlare dal punto di vista legato al mio lavoro e dico che non credo ci sarà mercato, ovviamente riferimento a questa sessione di invernale, perché la Regina il 19 dicembre è entrata in un istituto che si chiama Accordo di ristrutturazione del debito con il Tribunale di Reggio Calabria, che ha dei vincoli particolari. Ne abbiamo parlato anche della ristrutturazione del debito, no? Inquadrando la situazione da un punto di vista economico, la Regina è vista come una SRL, così come tutte le altre società di diversi settori, e ha quasi l'impossibilità di fare investimenti che non siano collegati a disinvestimenti. Ciò che ha sempre detto sia Saladini che Taibi, cioè non si può far entrare nulla se non si fa uscire. Questo è un po' il discorso, proprio per via di questo accordo stipulato con il Tribunale di Reggio Calabria, ma anche, credo, penso e spero, in futuro per una scelta societaria, ovvio. Tradotto in termini calcistici, per ognuno che va via, uno può entrare, ma non potrà essere un calciatore con il costo del cartellino elevato come lo è stato per Santander, per esempio, Obi o Galavinov. Ricordiamoci anche che Contini, over, ha preso il posto di Ravaglia, under. Dunque in questo momento siamo con 20 over e ne dovranno uscire almeno due per poter sistemare le liste. Ovviamente vi ricordo che in B massimo si possono avere 18 over in lista, se no o fuori rosa o svincolo o vai via, un po' così. Si è soffermato anche sulla questione Rivas, che stando alle ultime indiscrezioni avrebbe ricevuto offerte anche dalla Serie A. Uno dei pochi cartellini che la Regina può mettere sul mercato, quello di Rivas, potrebbe fruttare diversi milioni alla società. E quindi Condemi in un certo senso dice: sarebbe molto utile per poter sanare ancora di più i bilanci una cessione di Rivas. La Regina attualmente è limitata sul mercato, non perché la società non vuole spendere, ma proprio per un discorso legato alla procedura di ristrutturazione del debito. E questo abbiamo capito. Il monte debitorio con il fisco che la società aveva creato con il precedente presidente, no, le carte in mano, ma all'incirca tra 15 e 20 milioni, quindi un debito assai importante, verrà ripulito attraverso questo istituto europeo.
Quando la regina parla di progetto triennale, è chiaro che ad inizio anno si era ipotizzato di fare una squadra per stare bene in Serie B, non immaginando che ci fosse poi la necessità di intervenire nel calciomercato di gennaio. Nessuno poteva prevedere che a gennaio avremmo occupato il secondo posto in classifica. Questo non deve creare sentimenti negativi perché se ci fosse la certezza che intervenendo sul mercato la squadra andrebbe in Serie A, immagino che si troverebbero le soluzioni per poter intervenire nel sistema. Ma non sarebbe una certezza, basta vedere i tre ingaggi più grossi, Calabino, Santander e Obi, che hanno fatto solo qualche minuto. Quindi, infatti, Condé mi dice: non è che se io vado a prendere un top strapagandolo mi fa bene, i tre più importanti non hanno mai visto il campo. Il colpo al 90esimo, anche uno scambio e un prestito, magari ti svolto ugualmente la stagione. Certo, questo è chiaro. La regina comunque ha le possibilità per far mercato, al di là che deve sfoltire la rosa, però uno scambio per appunto un prestito nelle ultime ore di mercato, quando magari il mercato è in fermento, visto che c'è chi vuole andare via, c'è chi vuole comunque giocare di più, ecco, ci sono le possibilità, questo è un po' il messaggio e credo sia assolutamente giusto se vogliamo. Io onestamente andrei avanti parlando della questione Real Aversa, perché andando in Serie D sono diverse le questioni da affrontare. Partiamo da qui. Il Real Aversa di Pellegrino sta vivendo una situazione complicata, sia dal punto di vista sportivo, squadra attualmente in zona playout, che dal punto di vista dirigenziale. Abbiamo parlato delle dimissioni del direttore sportivo Filosa e ora si è parlato anche ampiamente negli scorsi giorni di una possibile cessione del club. Tanto che infatti è uscito fuori un comunicato in cui la società era stata rilevata, o meglio, è stata rilevata da più di un mese da Management Sport Business SRL, il cui amministratore unico è Scibilia, e questa società quindi si è presa le redini, se vogliamo, dell'ormai ex Real Aversa di Pellegrino. Ma tramite un ulteriore comunicato uscito pochissimo tempo fa, il presidente Pellegrino ha voluto sottolineare che in realtà l'offerta di MSB, quindi Management Sport Business, è stata ritirata. Diciamo notizia un po' particolare perché cozza un pochino, non il tax tecnico del San Luca, ma cozza un pochino con ciò che si disse. Sì e no, 3 giorni fa, cioè 3 giorni fa Pellegrino disse: Management Sport Business da un mese ha le redini di questa società. Ora si apprende che il 23 gennaio hanno ritirato l'offerta. Cioè, com'è? Prima l'acquisiscono e poi la ritirano l'offerta? Questa è una cosa che onestamente ho capito poco. Quindi Pellegrino resta saldamente al suo posto come presidente del club. E inoltre ha anche rifiutato e rigettato le dimissioni del direttore sportivo Filosa, confermandolo in quanto persona importante e gli ha anche consegnato le chiavi dell'intera società. Cioè a Filosa ha dato, tramite un comunicato, apprendiamo ciò, pieni poteri decisionali, organizzativi e tecnici, quindi sarà direttore a 480 gradi praticamente. Ovviamente poi potrebbero esserci nuove prospettive, nuovi investitori interessati, però Management Sport Business si è fatta da parte. Ripeto, un po' particolare perché prima si diceva è da un mese che sono lì e vabbè. Comunque, altra questione da affrontare è quella relativa al Trapani, altra squadra in difficoltà atomiche. Dopo 2 anni fa la discesa dalla Serie B fino alla Serie D, poi un Trapani che si è fuso col Giarre, l'arrivo di La Rosa, e, sì, scusatemi, col Dattilo che col Giarre. La Rosa arrivava dal Giarre, Trapani che si è fuso col Dattilo, acquisendone, diciamo, il titolo, se vogliamo. E ora col presidente La Rosa una situazione incredibile, perché sono cambiati 300 dirigenti, sono cambiati 900 allenatori,
E è veramente una situazione complicata. Io leggerei innanzitutto ciò che ha detto la Rosa circa la situazione attuale. Ripeto, l'attuale presidente del Trapani. Siamo partiti a giugno in ritardo. La squadra non doveva e non poteva iscriversi al campionato. Quindi qui già dice: noi abbiamo fatto già qualcosa di assurdo. Noi inteso io società. Nessuno aveva le coperture economiche necessarie. A giugno la società non esisteva più e doveva iscriversi in terza categoria. Forse un po' esagerato questo. Non ci sarebbe stato calcio a Trapani. Ho rilevato una squadra che da bilancio approvato nei giorni scorsi in Serie D aveva mezzo milione di euro di debiti. Vabbè, su questo non credo, cioè, ci può stare come cosa. Però anche qui non è che la Rosa deve fare tanto il fenomeno, è lui che ha scelto di andare a Trapani. Cioè lui poteva tranquillamente non far niente. Cioè adesso dire e io sono stato bravo, potevi anche non far nulla e basta. Senza dover giustificare ciò che hai fatto, ecco. Comunque, la confusione genera confusione. Non è mai facile il primo anno fare calcio, e fin qui. Sono venuto in una piazza nuova e nessuno mi ha aiutato, ma io ho salvato il Trapani. Mi ero illuso di poter far meglio a livello di risultati, sbagliando e spendendo soldi inutilmente. Voglio restare al Trapani e riportarlo dove merita. Poi la querelle con Mazzara, socio di minoranza. Praticamente conclude dicendo la Rosa che quest'anno non è intervenuto se non in maniera limitata e lo inviterà l'anno prossimo a partecipare di più nel progetto Trapani. Ripeto, è una situazione veramente difficile perché il direttore generale Grigorio ormai ha lasciato, dopo sì e no un mese, secondo me anche meno, si è parlato ampiamente di alcune scelte sbagliate, alcune critiche in società nei confronti della stessa Grigorio. E non si è capito bene se siano dimissioni o un esonero, se vogliamo chiamarlo così, però è una situazione incredibile, anche perché il tecnico Monticciolo è stato esonerato, fatto fuori quindi Monticciolo, una squadra che si trova a metà classifica, le aspettative erano ben altre, però come ha detto anche la Rosa, cioè il primo anno non è facile fare calcio, se poi se si doveva anche ripianare un debito così importante per la categoria. Una notizia, quella dell'esonero di Monticciolo, che viene in un momento non facile, un Trapani che sta vivendo di alti e bassi. Una notizia importante anche perché arriva, a parte che arriva pochi giorni dal match importantissimo di Coppa contro il Trapani e contro il Lamezia. Ma soprattutto perché la squadra si sarebbe opposta, cioè notizia dell'ultima ora è che la squadra si è opposta all'esonero di Monticciolo. Una notizia, vabbè, un po' ricorda quella del Livorno di qualche mese fa, con la squadra che si oppone all'esonero, però vi fa capire quanto ci sia per l'appunto confusione. Una società che manda via no 99 dirigenti, il tecnico, la squadra che si oppone all'esonero del tecnico. Cioè, è veramente una roba assurda e sicuramente a Trapani non vedono l'ora che la stagione termini perché la situazione è alquanto complicata, diciamo così. Però, proseguendo, vi ricordo che il derby tra Saluca e Locri si giocherà al Corrado Alvaro, quindi dopo due partite in cui il Saluca ha giocato a Locri al Macri, contro il Castrovillari e contro il Catania, torna al Corrado Alvaro. Non so onestamente se perché si sono risolte le problematiche relative al campo oppure perché non si voleva giocare in trasferta, perché si è giocati sempre a Locri, però non si può giocare il derby contro il Locri a Locri, cioè vorrebbe dire giocare in trasferta, quindi la società ha detto meglio giocare al Corrado Alvaro, giochiamo in un campo di merda, se ancora lo è, però non giochiamo in trasferta almeno, ecco, questo è un po' il punto. Credo sia più che altro quello il discorso. Un Saluca che tra l'altro negli ultimi giorni ha anche finalizzato l'operazione Batista. Arriva infatti il terzino, spagnolo classe 2004, calciatore che va così a rimpolpare il comparto under a disposizione di mister Canonico che è riuscito a risistemare la squadra, è riuscito a risistemare in parte ovviamente una classifica che prima piangeva, ora ancora non è assolutamente sistemata in quanto mancano tantissime partite, però ecco, sicuramente la situazione è migliorata. Ma proseguendo, restando ovviamente in ambito Serie D,
Colpo anche in casa Cireale, arriva infatti per il reparto terzini Migliorelli, terzino, classe 1998, cresciuto nel vivaio dell'Atalanta e ha raccolto esperienze importanti, soprattutto nel professionismo, tra Siena, Gubbio in particolare. Parliamo di un giocatore over, ma di alto livello, di alta caratura per questo Cireale, che chissà che non possa uscire fuori dalle sabbie mobili, alta società, glorioso in Serie D, ma che vive una situazione alquanto delicata. Quest'anno un po' la caduta degli dèi, se vogliamo, tra Cireale, Trapani e diverse altre realtà dalle quali ci aspettavamo di più, ecco, il campo sta parlando, non sta parlando in maniera positiva per loro. Per il resto, vecchia grappa Caffo è golden sponsor della Vibonese, notizia importante a livello di partnership, di sponsorship per la Vibonese che sta affrontando la tematica stadio e vedremo se ci saranno degli sviluppi nel prossimo futuro. Proseguendo, dopo parleremo anche di notizie in eccellenza e soprattutto in prima, in promozione, tanti allenatori hanno infatti tanti giri di allenatori. Comunque partiamo dalla Lamezia perché colpo di calciomercato. Innanzitutto arriva infatti Bevilacqua per il reparto esterni, parliamo di un'ala classe 2003, calciatore che va a rimpolpare il comparto under e a dare un'alternativa in più nel reparto offensivo. Lamezia che a detta del direttore, non mi viene in mente, mi sono scordato come, vabbè, il cognome, poi mi verrà in mente nel mentre che parlo, Mazzei, no che Mazzei, vabbè. Da detta del direttore si è deciso di puntare su, vabbè, Bevilacqua è un rinforzo che arriva oltretutto, però l'obiettivo è anche quello di un attaccante per dare un'alternativa anche a Fanguà e per non dover giocare con Kunzi adattato, ecco. Quindi serve una prima punta e la società è alla ricerca di una prima punta. C'è ancora il mercato dei professionisti aperto e vedremo se si farà qualche investimento, per quanto il Lamezia società non voglia, diciamo, spendere più di tanto, anche perché ormai il primo posto è andato e quindi sì, si può investire per migliorare la rosa, anche in virtù del cambio di allenatore di cui adesso parliamo, però investire con un primo posto già ormai andato, tanto per arrivare secondo, credo che, o meglio, non tanto investire quanto sovrainvestire, spendacciare non ha senso. Sotto questo aspetto ha poco senso. Lamezia che, come dicevo, ha esonerato il tecnico Novelli dopo la sconfitta interna con la Cireale di domenica scorsa. Appena prima, tra l'altro, il match molto importante in Coppa contro il Trapani, valevole per gli ottavi di finale della competizione, che si giocherà all'Ippolito mercoledì. Ecco, un Lamezia che ha esonerato Novelli, reo di non aver dato grande continuità in questo periodo, tanti alti e bassi, in casa squadra che non riesce a fare sue le partite, tante sconfitte con squadre come la San Cataldese, la Cireale, tantissimi punti persi in casa con squadre di medio-bassa classifica ed ovviamente una società non contenta dell'operato di mister Novelli. Quindi si è voluto cambiare la guida tecnica e si è puntato su un allenatore di livello e che ha raccolto esperienza soprattutto nel girone H e nel girone G. Tra le altre ex Francavilla, ex Brindisi e Bitonto, arriva De Luca sulla panchina del Lamezia. Parliamo di un tecnico esperto, ripeto, soprattutto nei gironi H e G, però un tecnico sicuramente competente, sicuramente valido, che aveva l'obiettivo di portare a termine questa stagione in maniera più rigogliosa possibile per il Lamezia, un Lamezia che, come dicevo, dovrà cercare di arrivare almeno secondo e vedremo se riuscirà in questo intento. Ci saranno rinforzi sul mercato per accontentare le richieste del mister? Onestamente non credo. Ripeto, perché la società ha fatto capire anche nella conferenza stampa di presentazione del tecnico che non si vogliono fare grandissimi investimenti ad oggi, però parliamo comunque di una squadra che
Ecco, in ottica secondo posto, ha tutte le carte in regola per centrarlo. Ora, vedremo se si riuscirà ad andare avanti anche in Coppa Italia, che sarebbe certamente un qualcosa di importante. E, ecco, per chiudere un po' il cerchio, vabbè, la conferenza è stata un pochino priva di spunti, perché non ci sono stati grandissimi spunti, però interessante il fatto che lo staff tecnico di Novelli è stato in toto confermato, a partire da Ciardullo, che era il secondo, per arrivare poi al preparatore atletico, eccetera. Quindi De Luca si ritroverà lo staff tecnico che aveva Mister Novelli in precedenza, quindi non si è voluti, diciamo, cambiare sotto questo aspetto. Ora andiamo nel dilettantismo calabrese più nello specifico, perché partiamo dal calciomercato. In promozione l'Adelese si rinforza annunciando Giannotta. Operazione importante, una Adeliese che sta facendo un buon campionato da neopromossa, che si ritrova a lottare quasi per i playoff, avrà le sue carte, le sue carte, diciamo, da giocare per poter centrarli, e vedremo se riuscirà poi. Ma ecco, un rinforzo importante nell'ottica di rimpinguare un po' la rosa. Discorso valevole anche per un Ardore, che nel reparto offensivo ha anche annunciato l'arrivo di Andoni, attaccante classe 2001, che lo scorso anno fece molto bene ad Ardore in prima categoria. Quest'anno si ritrova in promozione. Un Ardore che nel reparto offensivo ha un certo Bruzzaniti, che certamente non è il primo giocatore che arriva, anzi, parliamo di un attaccante di altissimo livello, per quanto non si sia ancora integrato benissimo, visto che ha segnato poco finora. Però parliamo di ecco, un Andoni, un giovane che conosce l'ambiente e che certamente inserito in questa squadra potrà fare bene. La Vigor rinforza invece il comparto under, annunciando l'arrivo di Morelli, terzino classe 2005, calciatore che quindi va ad innestarsi in rosa per dare alternative al tecnico Saladini. Parliamo Saladino, vabbè, o comunque tutti sti cognomi uguali, veramente. Vabbè, al tecnico Saladino, certamente parliamo di un giovane, quindi non è che potrà trovare tanto spazio fin da subito, anche perché la Vigor ha tanti over di livello, però ecco, su quella fascia, nel reparto terzini, può giocare sia anche come esterno offensivo. Parliamo di un Lametino, quindi continua anche il progetto di questa lametinità della Vigor Lamezia, ed è certamente un rinforzo importante. Arriva tra l'altro dal Catanzaro, visto che finora ha militato nelle giovanili del Catanzaro, e quindi operazione importante. La Juvenilia annuncia l'arrivo di Bosco per il reparto offensivo. Parliamo di un classe 2002, non è un under, perché 2002 in promozione non sono under, però parliamo di un giovane che rinforza quindi il reparto offensivo a disposizione di Mister Falcone, una Juvenilia in ripresa e che ha le sue carte, le sue chance per poter centrare la salvezza. L'ADB Rossoblu cambia la guida tecnica. Mister Guidi infatti viene esonerato dopo 3 mesi di esperienza e torna sulla panchina Tignanelli, che è colui che, se non ricordo male, ha iniziato la stagione. Guido non è riuscito a dare quella svolta che la società e il presidente Reda si aspettava, anzi l'ADB Rossoblu ora non solo difficilmente riuscirà a rientrare in corsa per i playoff, ma deve stare anche attenta a guardarsi le spalle, visto che ci sono squadre come Real Montalto, come la Juvenilia stessa, che spingono, che fanno punti e che potrebbero risucchiare la società di Luzzi in ottica playout. Quindi si è voluto cambiare la guida tecnica per dare anche una scossa all'ambiente. Come dicevo, ritorna un tecnico che conosce molto bene Luzzi e la DB Rossoblu, come Tignanelli, che avrà l'obiettivo di far uscire fuori la squadra dalle sabbie mobili. E a questo punto andiamo in prima categoria, perché il Trevisacce si rinforza annunciando l'arrivo di Golia, portiere classe 2002, che arriva dall'esperienza con il Castrovillari, da cui si è svincolato da qualche settimana a questa parte, giocatore quindi che ha maturato esperienze in Serie D e che si ritrova ora in prima, colpo molto importante per un Trevisacce ambizioso e che ha tutte le volontà per salire e tornare dove, diciamo, il Trevisacce
ha sempre militato, quindi tra eccellenze e promozione, un Trebisacce che quest'anno si trova in prima categoria, dopo il fallimento, se vogliamo, dello scorso anno, o meglio, la non iscrizione. La non iscrizione al campionato, no, in realtà di promozione, quindi si è ritrovati in prima. Però le ambizioni sono tante, nonostante una classifica che ovviamente le vedi al primo posto con 40 punti e tutte le possibilità per tornare dove Trebisacce merita, se vogliamo. Cambia la guida tecnica del Real Pizzo. Infatti la società vibonese ha deciso di rimpiazzare Mister Alessandro grazie all'arrivo di Domenico Galeano. Galeano quindi è il nuovo tecnico della Real Pizzo, squadra che attualmente milita nel girone C di prima categoria. Evidentemente non ha soddisfatto le aspettative il lavoro svolto da Alessandro, come dicevo. E quindi si è voluti ripartire da un tecnico che conosce bene l'ambiente come Galeano. Ripeto, una notizia importante per una squadra che attualmente si trova a 25 punti in zona tranquillissima, abbastanza lontano dalla zona playout e dalla zona playoff. Ma proseguendo, novità in realtà che riguardano anche il Siderno. Infatti, anche qui novità importanti. Allora, Mister Alia viene silurato, viene fatto fuori Mister Alia, un Siderno che anche qui non sta sicuramente rispettando le aspettative, una piazza molto ambiziosa, molto importante, che nel girone D di prima categoria, vi ricordo, milita nel girone D, diciamo in quello reggino, se vogliamo dire così, ecco, non sta assolutamente convincendo. La squadra attualmente si trova attualmente fuori dalla zona playoff a pari punti con la Propeller a 16 punti, ma con anzi, due soli punti di vantaggio sulla zona playout. Situazione abbastanza complicata, molto lontana dalle prime posizioni di classifica, quindi si è voluti dare una scossa esonerando Mister Alia, e non è l'unico addio, perché anche il direttore sportivo Spadaro, oltre al tecnico, lascia. Quindi cambia completamente il volto del Siderno, via Alia e via Spadaro. Ma in realtà novità anche in casa Propellaro, squadra che si trova a pari punti con il Siderno stesso e che ha voluto dare una scossa cambiando l'allenatore. Viene infatti esonerato Mister Quartullo, reo di non aver soddisfatto le aspettative della società e della piazza più in generale. Viene infatti quindi mandato via. E si annuncia come nuovo allenatore Mister Cara, che avrà il compito di portare certamente la salvezza alla Propellaro e allontanarsi quindi il più possibile da una situazione di classifica evidentemente poco consona rispetto alle aspettative iniziali della società. Io a questo punto mi fermo, vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao, ragazzi.